nazioni rappresentate nel G20 rappresentano complessivamente i 2/3 della popolazione mondiale, il 75% del commercio, l'80% del prodotto interno lordo del mondo. Nelle dichiarazioni finali ci sono molti temi che l'Italia considera prioritari, per i quali l'Italia, diciamo, ha avuto un ruolo importante. Penso al fatto che abbiamo ottenuto riferimenti concreti, per esempio alle questioni migratorie, in linea con quello che è il processo di Roma, la nostra conferenza sullo sviluppo e le migrazioni, con India, Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. Abbiamo lanciato ieri un grande progetto di corridoio economico tra Unione Europea, Medio Oriente e India, una rete di collegamenti marittimi e ferroviari che consentirà di liberare, dal mio punto di vista, un enorme potenziale per il nostro commercio e per le nostre imprese. Voglio ribadire le mie congratulazioni, le congratulazioni dell'Italia al primo ministro Modi per la riuscita di questa non facile edizione del G20.